Io mi chiamo Claudio Tacconi, Baltic Sharing, eccolo qua. Queste sono vergini intonse, e E questo questo però, invece è usato. questo invece Ha visto qualche ha dente? visto qualche dente. No. Queste qui sono praticamente nate nel 2013 da un errore, mentre facevo un jerk, un semplice jerk, che però ho piombato male, ho piombato troppo. E di conseguenza non riuscivo a dargli un nuoto a sto jerk. Anche se lo bacchettavi, comunque affondava troppo e non riuscivo a fare il side to side con l'abbassamento, cioè con lo slow sinking, no? Lento lento, però ti dà la possibilità che ogni jerkata corrisponde a un lato e all'altro, perlomeno. Non riuscivo a fargli fare quel lavoro, però siccome ogni esca, che sia in legno o che sia in resina, è frutto di tanto impegno, alla fine ho deciso di trovare un sistema di riutilizzare quei jerk. E come ho fatto? Ho fatto che mi è venuta l'idea di tagliargli la coda e creare una coda in gomma che poteva essere applicata. In questo caso è facile perché basta svitare la coda, che è un semplice grab. E ho fatto un inserto praticamente a molla, che è tipico, diciamo, delle esche in gomma, no? Di chi usa gli shad, che facilmente si svita, facilmente si riavvita e l'esca è pronta per pescare. E da lì è Adesso. cominciata, ad oggi, è cominciata una sperimentazione Certo. che è durata belli anni e sono arrivato praticamente a questo prodotto finale. Sono riuscito poi alla fine ad ottenere un'esca che in acqua praticamente vobla, perché c'ha un assetto particolare, non è più orizzontale, ma è cabrata, quindi ho fatto in modo che potesse sembrare un pesce in difficoltà, col Sì, col muso in su, muso verso l'alto, un'esca diciamo automatica. automatica, sicuramente automatica, è semplice da utilizzare, perché a differenza del jerk non va bacchettato, quindi chiunque lancia l'esca in acqua la fa scendere alla quota operativa che meglio Sì, ritiene opportuno, certo. e poi praticamente comincia a un recupero che può essere anche lento, perché questa esca lavora anche molto bene quasi a fermo, cioè molto lenta, è comunque sinuosa, è comunque emette comunque delle vibrazioni che sono adescanti, perché io comunque ho preso pesci sia recupero veloce, sia recupero lento, sia recupero extra lento, diciamo così, ultra lento, perché l'esca quasi non veniva recuperata. Perché questo mi ha permesso di fare tante catture, sia in casa nostra, quindi in Italia, che all'estero. E l'approccio col Baltico, che è un posto non facile, mi ha portato poi a perfezionarlo ancora di più. Ci è voluto il tempo, però è normale, le cose fatte bene vengono col tempo, non vengono in 2 giorni. Ovvio, Roma si è fatta in un giorno. E poi soprattutto non usiamo delle valve di plastica da incollare, diciamo. Qui vengono fatte proprio quelle in legno, vengono fatte proprio a una e assettate una a una. Queste in resina sono leggermente più semplici come dinamica di fabbricazione, ma il Legno perché comunque sia ogni listello diciamo pesato in maniera diversa. legno ha praticamente una peculiarità, che a seconda di quanto è stagionato ha un peso specifico. Quindi quello che è più stagionato è più asciutto, e automaticamente ci avrà un peso specifico maggiore del legno fresco. E questo ti comporta una differenza di piombatura che la devi verificare solamente uno a uno dentro un acquario, metti l'acqua e lo provi. Colorazioni disponibili. Allora, colorazioni disponibili. Qui abbiamo, allora, andiamo per gradi. Qui abbiamo un Black Fury, lo facciamo vedere meglio, eccolo, ed è un'esca che ho riscontrato molto molto efficace, specialmente su situazioni di acque chiare, ma l'ho usata anche in acque scure, quindi alla fine è una soluzione abbastanza eclettica per tutte le situazioni, perché riesce ad essere ben visibile, crea un buon contrasto di chiaro scuro,
Quindi durante il nuoto, visto che wobbla in questo modo, durante il nuoto riesce a creare i giusti riflessi, è ben individuabile dal pesce perché è molto scura e l'ho trovata molto efficace e ho fatto molte catture con questa ed è un'ottima livrea. Poi qui abbiamo un Green Baltic e questa diciamo in Italia è efficace dove ci sono cardone, dove ci sono tinche piccole. Diciamo viene dalla messa a punto in Baltico perché ho visto in situazioni in mezzo ai canneti ed erbai dove i lucci predavano solo ed esclusivamente cardone e quindi ho creato qualcosa che lo ricordasse. Poi abbiamo questa che è prettamente, diciamo quasi prettamente pensata per il Baltico, infatti questa si chiama Baltic Herring, ricorda molto la ringa del Baltico, nel senso che è molto molto argentea, con La dei riflessi chiaroscuri, alla fine sono quelli che fanno differenza, spesso dici? muover pesce, oltre che il volume dell'esca, le dimensioni e il volume dell'esca, e ovviamente la vibrazione in più che dà il grab. Quindi questa l'ho pensata per il Baltico, ma alla fine l'ho trovata molto efficace anche qui da noi, nei laghi dove c'è il coregone. Questa è Baltic Herring e c'è una sorella, Baltic Herring Dark, è la parte scura, la versione scura, la La parte cattiva. parte cattiva. Queste praticamente sono simili, ma comunque ricordano sempre il pesce foraggio. Quindi diciamo che sono le due colorazioni che ho messo a punto che funzionano, sono entrambi molto efficaci. Baltic Herring, eccola qua. Abbiamo provata, questo è il primo test, il primo pesce. Dopo un quarto d'ora di pesca, può andare, no? Vai, eccola qui, o vediamo. Ciao. White Tiger. È bianco. Normale, poi vabbè, io gli ho fatto degli spot sulla codina bianca, ma codina bianca va benissimo uguale, eh? Io poi gli ho fatto gli spot con l'aerografo che si sono un po' consumati, però questo è il White Tiger, anche questo molto efficace. Golden Perch, infatti è un persico reale, dorato, diciamo, eccolo qua, che pure questa mi ha dato parecchie soddisfazioni. E le ha date anche ad altra gente che ha pescato insieme a me e si è affezionato particolarmente a questa livrea perché ci ha fatto bei pesci e di conseguenza rientra un po' nel cuore, no? Pure perché poi Certo. l'esca del cuore diventa quella che ti permette di far 110, che ti permette di far 100, di far 120 se ci riesci, Certo, no? te Di rimane. conseguenza te rimane impressa e tu sei convinto che quella è la migliore esca del mondo. Sì, E un fatto poi di testa. Certo. è alla fine è proprio quella convinzione che ti permetterà di prendere altri pesci. L'Orange Tiger, che è quello qui. Qui in questo caso c'ha una coda chartreuse, ma può essere, ecco, montata anche una coda giallo fluo o arancione. In questo caso si possono utilizzare molto sull'acqua scura, dove l'acqua è molto scura, allora creano un Un giusto riflesso, giusto dici? stacco, Sì. sì, e in quel caso riescono ad essere più efficaci. Questo è Golden Natural proprio così, ed è può essere simile ad un cavedano, ad una scardola. Io infatti in Italia ci ho pescato bene, anche in Finlandia ci ho pescato bene con questa, una l'ho ridotta ai minimi termini. La sto ricostruire praticamente perché prima le mettevo un bachecane tra le esche distrutte, no? Invece adesso le rigenero perché mi ci affeziono talmente tanto che poi no, è quel Poi discorso di prima dice dopo è che un te peccato. mentalmente esatto e quindi le rigenero. Come le armiamo? Come le armiamo? Allora, normalmente io uso il numero 1, metto una 1 davanti e una 1-0 dietro. L'1-0 montato con doppio split ring, tipo questa, come è fatta questa, un Sì. doppio split ring, uno che permette di attaccare l'ancoretta Ancoretta. e poi passare con una girella centrale e un altro split ring che collega l'esca. Ok. È sicuramente valida
valido l'utilizzo della girella. Una girella che non deve scendere al di sotto delle 20 libbre. Ok. Diciamo che se metti una 30-40 libbre È è meglio. meglio. È provato che una volta che rimane sull'angolo della mascella, questa è Lui libera di gira. ruotare e non dà nessun problema e rimane fuori dalla bocca, quindi si danneggia meno. Quindi, Ok, dove le troviamo? allora le mie esche, queste esche, le mie esche, posso dire sono mie? Sì, per Porca miseria. ora. Allora, queste esche le potremmo trovare su Fishing Sports Store, negozio online del mio amico qui presente Dario Trippetti. Vi salutiamo, speriamo che vi facciano catturare molti lucci, ragazzi, così come me l'hanno fatti catturare Ne sono certo. a me. Ciao. Queste esche le potrete trovare su Fishing Store, no.